È stato uno scontro titanico, azzardo a dire, tra Vittorio Sgarbi, critico d'arte televisivo, e Andrea Romano, al programma Morning News, condotto da Simona Branchetti, proprio sul Green Pass, Luigi Hattuta il contendere, dove l'opinionista Andrea, diciamo che si sarebbe, no, scusatemi, non Andrea, ma Sgarbi si sarebbe scagliato contro proprio Andrea Romano, esponente del PD, del Partito Democratico, che lo avrebbe accusato di essere un negazionista fin dall'inizio. Diciamo che è andato in onda un vero e proprio siparietto dove sarebbero volate anche parole grosse, piuttosto esplicite nel linguaggio, nella, diciamo così, ira furibonda che appunto c'è stata da parte di Sgarbi, che ovviamente non è riuscito a trattenersi, a trattenere, va bene? Diciamo che è stato uno scontro a distanza, se vogliamo, fino all'ultimo. Vittorio ha cercato di rimanere tranquillo e calmo, che se no, però poi è andato a perdere le staffe e a utilizzare anche parole abbastanza forti. Ok, è stata una situazione, chiamiamola, abbastanza particolare, non è una condizione atipica, perché sappiamo che Sgarbi, in qualità di critico e come personaggio televisivo, è uno che perde con molta facilità la pazienza, quindi non è una cosa nuova, non è una novità. Va bene? Comunque ripeto che l'oggetto del contendere è il Green Pass, quindi questo pezzo di carta che ci dà la possibilità di utilizzare, o meglio, di andare al bar, di avere un po' più di libertà per quanto riguarda il nostro, chiamiamolo, futuro, per quanto riguarda le nostre attività che svolgiamo ogni giorno. Va bene? Detto questo, grazie a tutti da Leandro, narrato italiano di Roma, iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate e fatemi sapere cosa ne pensate. Un salutone caro, al prossimo video.